Ciao fans della WWE, io sono Max Is Awesome 92 e oggi recensirò per voi questo pay per view. WWE SummerSlam 2003, svolto il 24 agosto del 2003 all'America West Arena di Phoenix in Arizona. Questo qui. Sarà che a me piacciono le cazzate, ma questa edizione la ricordo principalmente per la sua pubblicità. È quella dove Brock Lesnar va a caccia di squali e ne atterra uno con un F5 salvando tutti gli altri bagnanti. La bestia avrebbe potuto tranquillamente scannare uno squalo, ma per una questione sulla salvaguardia degli animali ne presero uno finto. Un'altra nota colorita all'estetica di questo pay per view devo farla assolutamente per il poster, con protagonista la provocante Sable, con indosso il bikini più articolato che io abbia mai visto. Non deve essere per nulla facile nuotare con quel coso. Ma basta perdere tempo e diamo il via alla recensione. Questo è WWE SummerSlam 2003. L'opener della serata è la sfida con in palio i titoli di coppia di Raw, i Dudley Boyz contro la Resistance. I giovanissimi René Dupré e Sylvain Grenier debuttarono in WWE qualche mese prima, ricevendo subito un forte odio, e in poco tempo riuscirono a vincere le cinture tag team battendo Kane e Rob Van Damme. Erano solo dei francesi arroganti, ma lo scoppio della guerra in Afghanistan bastò per renderli nemici dell'America. D'altronde, in una situazione del genere, chiunque non fosse americano non era ben gradito. Vi ricordate quella vecchia battuta dei Simpson? Qual è il paese che ti piace di meno, l'Italia o la Francia? Francia. Nessuno risponde mai Italia. Perfetta, e sappiate che non è un frutto dell'adattamento del nostro doppiaggio, anche in inglese è così. Baba Ray e Devon si presentano portando una bandiera e questo patriottismo terrà bello caldo il pubblico. Ci viene anche mostrata una scena di Raw con l'attacco a tradimento di Rob Conway, che si era finto un soldato americano. Dunque, il terzo membro della Resistance che non si presenta a bordo ring per la difesa titolata dei suoi due compagni. Sono certo che questa assenza non avrà alcun risvolto nel finale. L'incontro si rivela essere fin troppo basilare, più adatto per una puntata di Raw che per un pay per view. Come detto, l'aria patriottica tiene calda la folla all'arena, ma le azioni in ring sono tutt'altro che fenomenali. Nel finale un fotografo attacca i Dudley permettendo così alla Resistance di vincere il match e mantenere le cinture. E chi altro poteva essere se non Rob Conway travestito? Chi lo avrebbe mai detto? Sto percependo lo stesso mistero di quando Kane indagava su chi avesse attaccato Undertaker. And we will not sleep. We will not rest until we get our World Tag Team titles back. La faida proseguì nelle settimane successive con l'inserimento di Spike Dudley che, poverino, a Rossi beccò un colpo terrificante. Dupré e Grenier lo lanciarono malissimo con la loro bonsoir, mancando il tavolo fuori dal ring. In ogni caso, tutto si concluse ad Unforgiven con un tables match, dove finalmente Baba Ray e Devon vinsero le cinture. Questo non fermò i Dudley dal prendersela coi due francesi per l'errore, accusandoli di essere stati fin troppo inesperti e irresponsabili in quella rivalità. If you're not gonna listen to us, now we're gonna have to stiff you and beat you up a little bit. It's old school wrestling 101. It's happened a million times before. Restando concentrati su questo match, davvero poca roba, nulla di che per aprire un pay per view come SummerSlam. Nel backstage, Eric Bischoff viene raggiunto dal campione intercontinentale Christian, che non ha un match in programma. I wanted you on the card, but you know Steve Austin. He gets something in his head, he gets so stubborn you can't talk to him. I tried. Non è mai un bene quando un campione non difende il proprio titolo in pay-per-view. Un altro grande assente è Rey Mysterio, il quale aveva da poco vinto il titolo dei pesi leggeri. Girava addirittura la voce di un match contro Ultimo Dragon all'interno dello show, ma per un motivo o per un altro non si fece. Un vero peccato che le apparizioni del giapponese in WWE si limitarono per gran parte a Velocity. Comunque il Capitan Carisma si offre di aiutare Bischoff nel suo match di stasera, ma il GM dice di avere già un altro piano. E che piano aggiungo io, mi raccomando, quando vedrete di chi si tratta, ricordatevi che ha preferito l'aiuto di quello lì piuttosto che del campione intercontinentale. Il secondo match della serata vede contrapposti Undertaker e Day Train, quest'ultimo accompagnato da Sable. A SmackDown l'American Badass era impegnato in una rivalità con John Cena, ma il futuro Lord Tensai intervenne attaccandolo alle spalle e facendolo perdere. Esatto, fu soltanto un pretesto per far lottare Undertaker anche a SummerSlam, e voi potreste giustamente dirmi: ma allora perché non farlo lottare di nuovo contro John Cena? Beh, loro si erano già affrontati a Vengeance e la faida era finita. Come se non bastasse, in questo quadretto la vera rivalità è concentrata tra Sable e Stephanie McMahon.
La general manager di SmackDown non accettava che suo padre Vince avesse una relazione extraconiugale con la bionda, che nel frattempo usò A-Train per poter vincere il match fatto in pay-per-view a Vengeance. Stephanie voleva assolutamente vendicarsi di Sable, ma finché sarebbe rimasta vicina al gigante non ci sarebbe mai riuscita. I know you like it rough. And I like women who like it rough. Questo match è un cicinino meglio di come me lo ricordassi, ma non raggiunge la sufficienza. Abbastanza lento, i due lottatori non si intendono alla meraviglia e dall'esito fin troppo scontato. Anche se a darmi più fastidio è la presenza di Sable a bordo ring, assolutamente inutile. Non fa niente, non distrae l'arbitro e non è nemmeno lei a passare a dei tre in la sedia decisiva nel finale. Undertaker alla meglio senza troppe difficoltà in un incontro non degno di un palcoscenico come SummerSlam. Nel post-match la bionda cerca di irretire l'American Badass, che però non si lascia incantare e permette a Stephanie di vendicarsi. Da 5 su 10, e mi spiace pensare che questo fosse l'unico utilizzo possibile per Undertaker per il più grande evento dell'estate. Adesso tocca ad una delle note più stonate del pay-per-view, ad affrontarsi ci sono Shane McMahon ed Eric Bischoff. È un abbinamento stranissimo per un match, voglio dire, Shane O'Mac col giusto avversario ha dato vita a scontri memorabili, su tutti quello con Kurt Angle, ma contro Eric Bischoff, seriamente, ma che idea è? E soprattutto, come ci siamo arrivati? La costruzione è così incasinata, quando Kane diede fuoco a Jim Ross, il commentatore minacciò il GM di fargli causa. Per evitarlo accettò di affrontare il Big Red Monster uno contro uno durante una puntata di Raw. Colpo di scena, Kane si fece contare fuori per non dare soddisfazione al pubblico, lasciando quindi vincere Bischoff. Ok, ma come ci siamo arrivati al match di SummerSlam? Semplice, il vincitore tra Kane ed Eric Bischoff avrebbe poi affrontato Shane in pay-per-view. That the winner of the Bischoff-Kane match, you would go on to face Shane McMahon. Ma che grandissima cagata! E in tutto questo non dimenticatevi di un particolare, Shane era a Raw per vendicarsi del Big Red Monster. Esatto, era in quel periodo che Kane atterrò Linda McMahon con una tombstone sullo stage. Facendo così posticiparono la rivalità almeno dopo SummerSlam e nel frattempo dovettero trovare un modo per far odiare Shane e Bischoff. Eccovi quindi spiegato il motivo per cui il GM di Raw pensò bene di molestare sessualmente la madre del suo avversario. My eyes! You and Linda McMahon in the bedroom. Gotta know what happened, man. What happened? Christian, e che ti frega? Capisco che tu ti stia annoiando non avendo nessun match, ma sei davvero interessato ad una storia di sesso forzato che coinvolge Eric Bischoff e Linda McMahon? E ora parliamo del match, che è probabilmente una delle cose peggiori che si siano mai viste in tutta la storia di SummerSlam. Le arti marziali di Bischoff non possono nulla contro i pugni tonanti di Shane, ma ecco attivato il piano B del general manager. Jonathan Coachman, il mite intervistatore spesso perculato da The Rock, decide di vendersi diventando un cattivo. Colpisce il rampollo della famiglia McMahon con una sedia e questa è la genesi del personaggio di The Coach. Ma basta, quest'uomo mi perseguita, tutte le volte che faccio la recensione di un pay-per-view del passato me lo becco in mezzo ai piedi. Royal Rumble 2004, Royal Rumble 2005, New Year's Revolution 2005, Backlash 2004. La parte in cui il GM e il suo leccapiedi pestano in due contro uno Shane pare non finisca mai, e a rendere il tutto ancora meno sopportabile c'è che il commento è affidato proprio a The Coach sul ring. A livello di fastidio è il perfetto incrocio tra Jar Jar Binks e delle unghie che graffiano una lavagna. Shane's down! Shane's down! Shane's down! Fortunatamente a salvare le mie orecchie si presenta il co-GM Stone Cold Steve Austin. Per regola non potrebbe attaccare nessuno a patto che non sia fisicamente provocato, ma risolvono con una spinta data da Shane. Ristabilita la parità numerica, prima distruggono Coachman all'angolo e poi Bischoff subisce la classica gomitata sul tavolo di commento. In questo modo Shane McMahon vendica la madre Linda sconfiggendo il general manager che l'ha molestata. Più che un match è un semplice angle, di wrestling se ne vede pochissimo, ma fino all'arrivo di Austin è fin troppo insostenibile, è insopportabile, e ci credo che non lo si cita mai tra i migliori incontri di Shane. Poi ha generato il personaggio onnipresente di The Coach a Raw, direi che basta e avanza per odiarlo. Oh, what a shot! What a shot! That's a slobber knocker! Nel backstage Ric Flair ricorda il compito di Randy Orton all'interno dell'Elimination Chamber, aiutare Triple H a mantenere la cintura. I walk in with this. I walk out with this.
E se il Legend Killer venisse eliminato prima dell'ingresso del suo leader? Nah, sono certo che il main event verrà bucato bene. Adesso tocca ad un Fatal 4-Way con in palio il titolo degli Stati Uniti, il campione Eddie Guerrero contro Chris Benoit, contro Tajiri, contro Rhino. Dopo una prima ora di show abbastanza bruttina, finalmente arrivano alcuni dei migliori atleti di SmackDown. Il match è rapido, fresco, adrenalinico, peccato solo per la durata, condensata in 10 minuti. I quattro si sono incastrati ottimamente, alternando mosse e momenti con una fluidità pazzesca. La mia parte preferita è quando Eddie e Chris imprigionano gli altri due nelle sottomissioni e facevano una gara su chi cedesse per primo. Chi lo ha visto magari mi darà ragione, ma ho percepito un'aria di quasi totale improvvisazione, con tutti e quattro gli atleti presenti all'interno del ring contemporaneamente. Ma non mi stupirebbe sapere che la loro bravura gli abbia permesso di chiamare gran parte del match all'interno del quadrato senza troppi problemi. Nel finale il Latino Heat va a segno con una frog splash su Rhino subito dopo che Tajiri e Benoit si erano lanciati fuori. In questo modo Eddie Guerrero si conferma campione degli Stati Uniti. Volete una dimostrazione di quanto sia stato rapido questo match? Guardate quanto è sudato Michael Cole, si è distrutto per commentare tutte le azioni. Peccato giusto per la durata, ma mosse non stop e bello frizzante, da recuperare. Il buon trend di SmackDown prosegue col match con in palio il titolo WWE, il campione Kurt Angle contro lo sfidante Brock Lesnar. Uno di quei rari casi in cui il match di SummerSlam è una rivincita di WrestleMania. Infatti il Next Big Thing sconfisse l'eroe olimpico allo Showcase of the Immortals tornando in possesso della cintura. Un main event fantastico che purtroppo viene ricordato principalmente per l'errore nella Shooting Star Press, ma merita molta più considerazione. Comunque, in seguito alla sconfitta, Angle passò alcuni mesi fuori dalle scene per risolvere alcuni grossi guai al collo. Tornò ad inizio estate e da lì nacque un'amicizia competitiva con Lesnar. I loro segmenti erano estremamente divertenti. Come detto, erano diventati amici, ma comunque volevano dimostrare di essere l'uno migliore dell'altro. Per esempio, in una puntata Kurt sfidò Brock a fare 300 flessioni, poi quando arrivò il suo turno si tirò indietro. Era solo una tattica per avere un vantaggio prima del loro match. That's okay, you win. Come on! Get back here! Help me up! I can't feel my arms! L'eroe olimpico riuscì a vincere il triple threat di Vengeance riconquistando il titolo, ma il Next Big Thing chiese subito una rivincita per SummerSlam. Tutto sembrava certo, ma Vince McMahon pensò che questo Brock Lesnar non meritasse un rematch. Il Chairman e la Bestia si sarebbero quindi affrontati all'interno della gabbia ed Angle sarebbe stato l'arbitro speciale. Lesnar era un buono nemmeno da un anno, dai tempi del tradimento di Paul Heyman nel novembre del 2002. Non so se qualcuno se lo aspettasse, ma quello steel cage non era altro che un piano ordito dal signor McMahon per riportare alla luce il vero Next Big Thing. Infatti Brock attaccò selvaggiamente l'amico Kurt, tornando a tutti gli effetti un heel, un cattivo. But he stopped being my friend when he took the WWE title from me at Vengeance. Il Chairman lo descrisse come un sadico animale assetato di sangue e in quelle settimane Lesnar si scatenò come non mai. Secondo me quella è ancora la versione del Next Big Thing più violenta e minacciosa, metteva proprio paura. E il famoso pestaggio ai danni di Zack Gowen è una delle scene più disturbanti che io abbia mai visto in WWE. Una bestia che si accanisce su un ragazzo con un handicap fisico, poi questa scena successe dopo SummerSlam, ma vi ricordate di quando Lesnar lanciò Zack Gowen in sedia a rotelle giù da una rampa di scale? Ma comunque è bello che per la rivincita di WrestleMania si arrivi a SummerSlam a ruoli invertiti. Kurt Angle era il cattivo e adesso è il buono. Brock Lesnar era il buono e adesso è il cattivo. La prima parte del match è incentrata molto sul wrestling al tappeto, con la bestia che perde le staffe quando l'eroe olimpico lo atterra. C'è un grande livello di intensità ed un crescendo non indifferente con l'utilizzo delle prime finisher. Con l'arbitro KO si presenta al signor McMahon armato di sedia con cui colpisce alla schiena Angle. Tuttavia Lesnar non riesce ad avere la meglio con la F5, anzi è proprio Kurt ad ottenere la vittoria più netta possibile, trovando le forze per imprigionare l'avversario nella ankle lock fino a farla arrendere davanti agli occhi del Chairman. Lo so, sembra strano che Lesnar, appena tornato ad essere un animale sadico assetato di sangue, perda pulito il match, cedendo per di più. Ma in realtà questo finale è soltanto un piccolo tassello all'interno del loro grande mosaico di rivalità.
Infatti, il mese dopo a SmackDown, i due si affrontarono nel famosissimo Iron Man Match da un'ora. Una sublime lotta contro il rivale e soprattutto contro il tempo. Vi dico così perché vi ricordate come vinse Lesnar? In vantaggio di 5-4 fece di tutto per non cedere di nuovo alla ankle lock e così, con lo scadere del tempo, vinse l'incontro e il titolo WWE. Resistendo alla sottomissione, è riuscito a superare la sua unica debolezza, tornando ad essere un campione virtualmente imbattibile, senza punti deboli. Bellissimo risvolto e bellissima storia, ma restando concentrati sul match di SummerSlam, ottimo. Un pelino inferiore a quello di WrestleMania, ma è facilmente il migliore della serata. Prima del main event c'è un altro match, la sfida tra ex amici, Kane contro Rob Van Damme. Di quando il Big Red Monster perse la maschera Raw ne ho già parlato qui sul canale, quindi cercherò di andare veloce. In pratica RVD provò a convincerlo che in realtà non ha mai avuto bisogno di nascondere il volto, ma ormai Kane era prigioniero della sua stessa pazzia. In una puntata lo minacciò addirittura di dargli fuoco, quindi annunciarono il match come No Holds Barred, nessuna mossa proibita. Purtroppo però è la delusione più cocente della serata, una lotta senza regole dove non succede quasi nulla. Ogni tanto provano ad utilizzare degli oggetti o a stare fuori dal ring, ma non c'è mordente. Il tutto si trascina in modo scomposto, senza fantasia, pur non essendo un incontro inguardabile. Non mi è chiaro dove volessero andare a parare con questo match, perché non è stato uno squash per dar risalto alla cattiveria di Kane, ma allo stesso tempo non è stato neanche così tanto combattuto alla pari, neanche così tanto estenuante. Si prende una sufficienza, ma poteva e doveva essere molto migliore di com'è stato, un vero peccato. La vittoria va ovviamente a Kane dopo aver eseguito una tombstone sui gradoni d'acciaio, unica manovra davvero estrema. Fortunatamente per il mese successivo ad Unforgiven si diede il via alla faida con Shane McMahon, lì sì che fecero centro. Nell'infermeria vediamo Eric Bischoff che riceve le cure mediche, ma viene raggiunto da Linda. Right now. Ok che stiamo parlando di wrestling, ma non poteva dargli uno schiaffo più finto di così. E siamo finalmente arrivati al main event della serata, l'Elimination Chamber con in palio il titolo mondiale. E pensare che questo non sarebbe neanche dovuto essere il main event del pay-per-view. Già a luglio venne fatta una conferenza stampa per promuovere Triple H contro Goldberg in un match uno contro uno valevole per la cintura. Solo che con l'infortunio all'inguine del triplo dovettero trovare un modo per proteggerlo e farlo lottare il meno possibile. Così, in modo abbastanza casuale e improvviso, il co-GM Stone Cold annunciò la camera dell'eliminazione e tutti i suoi partecipanti. E io lo so che gli abbonati al canale hanno scelto questa specifica edizione di SummerSlam da recensire per farmi parlare dell'Elimination Chamber, ma cos'altro volete che vi dica? Ve l'ho già detto tante volte e ve lo ripeterò ancora. È una delle peggiori della storia. Il booking, signori, il booking è un disastro totale. La parte dominata da Goldberg è molto figa e chi non vuole ammetterlo è in malafede, rapido e letale, esattamente come in WCW. Poi la spear su Jericho attraverso una delle celle laterali ha creato un OMG moment di rara bellezza. I problemi arrivano quando dovrebbe entrare Triple H, o meglio, quando viene di nuovo chiuso nella sua cella dopo una switch in music. Rimasto da solo, The Man usa le cattive per farlo uscire, abbattendo il plexiglass con un singolo calcio. Goldberg sembra in controllo totale, ma proprio quando carica la spear, Flair passa un martello a The Game. In questo modo Triple H vince l'Elimination Chamber, prosegue il suo regno del terrore e mette fine all'imbattibilità di Goldberg in WWE. E tutto questo, non dimenticatevelo, passando poco più di un minuto all'interno del ring. Vi ho già parlato di quanti errori abbiano commesso con l'ex WCW in quell'annata, dal fargli fare match troppo lunghi per i suoi standard all'esporre ogni suo limite senza capitalizzare sui reali e tangibili pregi che Goldberg ha. Poi non fargli vincere il titolo all'interno di questa chamber fu la ciliegina sulla torta di merda, e poco importa se alla fine vinse il mese dopo ad Unforgiven. Ormai il suo status era visibilmente compromesso, e tanto Triple H tornò campione prima della fine dell'anno. My World Heavyweight Championship. Questo era WWE SummerSlam 2003, uno show partito male che si riprende un pochino ma con un finale veramente ma veramente terribile. Nel complesso un pay-per-view sottotono. A parte il Fatal 4-Way e soprattutto Angle contro Lesnar, non c'è davvero nulla che vale la pena recuperare. E per l'amor di Dio, state lontani da Shane McMahon contro Eric Bischoff e dall'Elimination Chamber, entrambi tremendi. Piccola aggiunta, la cosa più curiosa e affascinante accaduta in quella serata, paradossalmente, è successa a telecamere spente.
Prima non l'ho detto, ma dopo la vittoria Kurt Angle atterrò il signor McMahon con un angle slam su una sedia. Sappiate che quello era il compleanno di Vince, il 24 agosto. Così ci fu una piccola festa sul ring dopo il main event, con tutto il roster a festeggiare il loro capo. Sul WWE Network non troverete nulla, ma scavando sul web dovreste riuscire a trovare qualche foto e qualche video in qualità ultra pessima. Poi chi è che non ha mai festeggiato il proprio compleanno subendo un angle slam su una sedia? Chi? Quest'anno si terrà un'altra edizione di SummerSlam e le attese sono decisamente altine. Speriamo solo che non si riveli come questa, però. Io vi ricordo l'appuntamento con la consueta live reaction per vivere tutti assieme il più grande party dell'estate. Saremo in diretta su questo canale domani notte a partire dall'1 per seguire tutto SummerSlam 2021. Se vorrete vedere il pay per view in diretta e in compagnia per vedere chi vincerà tra John Cena e Roman Reigns, sapete cosa fare. Voi invece che ricordi avete di WWE SummerSlam 2003? Vi è piaciuto oppure no? Fatemelo sapere con un commento qua sotto. Detto questo, vi saluto e vi do appuntamento ad una mia prossima recensione.